Ciao a tutti, buongiorno, sono Giuseppe Pascarella e questo è il mio podcast dedicato alla consapevolezza finanziaria. Questo è un podcast di una durata un po' più lunga perché è preso dal mio editoriale Pascarella che esce il sabato e mi auguro che oggi sia un buon ascolto perché è un argomento molto particolare e molto interessante, perché oggi voglio parlarvi di un problema. Oddio, non bisognerebbe mai cominciare un podcast, un articolo in questo modo, ma credo sia importante dopo la mia diretta di qualche sera fa chiarire alcuni punti. Forse riuscirò a farvi sentire in colpa per il modo in cui gestite i vostri soldi e meno inclini a giudicare gli altri per il modo in cui gestiscono i loro. La gente fa pazzie con il denaro, ma ve lo assicuro, nessuno è pazzo. Il punto è questo: persone di generazioni diverse, educate da genitori diversi, con redditi e valori diversi, in parti diverse del mondo, nate in economie diverse, inserite in diversi mercati del lavoro, con diversi incentivi e diversi gradi di fortuna, imparano lezioni molto, molto diverse. Ciascuno ha la sua esperienza di come funziona il mondo e ciò di cui facciamo esperienza lascia più il segno rispetto a ciò che impariamo di seconda mano. Perciò tutti noi, io, voi, chiunque, nutra opinioni sul funzionamento del denaro che variano moltissimo da persona a persona. Quello che sembra folle a voi può apparire sensato a me. Una persona cresciuta in povertà pensa al rischio e al guadagno in un modo che sarebbe impossibile per il figlio, per il ricco figlio di un banchiere o di un industriale. Una persona cresciuta quando l'inflazione era alta ha avuto un'esperienza completamente diversa dalla persona cresciuta in un periodo in cui i prezzi erano stabili. Il broker che ha perso tutto nella depressione ha vissuto un evento che sarebbe inimmaginabile per l'imprenditore che ha fondato una tech company nei gloriosi anni 90. Un australiano che non vede una recessione da 30 anni ha accumulato esperienze che sono precluse agli americani. E così via. La lista è infinita. Posso andare avanti per ore. Voi sapete cose sui soldi che io ignoro e viceversa. Vorrei ribadire questo concetto. Voi sapete cose sui soldi che io ignoro e viceversa. Affrontate la vita con diverse convinzioni, obiettivi e previsioni rispetto a me. Non è perché uno di noi sia più intelligente dell'altro o disponga di informazioni migliori, ma perché abbiamo avuto vite diverse, plasmate da esperienze differenti e altrettanto persuasive. Le vostre esperienze personali con il denaro rappresentano forse lo 0,00000 non so quanti zero, 1% di tutti gli eventi accaduti nel mondo, ma siete convinti che l'80% di questo mondo funzioni in questo modo. Quindi due persone di pari intelligenza possono essere in disaccordo su come e perché si verificano le recessioni, su come sia meglio investire i propri soldi, su come sia opportuno stabilire le proprie priorità, su quanti rischi correre e così via, e così via, e così via. Nel suo meraviglioso libro sull'America degli anni 30, Frederick Lewis Allen scrive che la Grande Depressione lasciò un segno indelebile su milioni di americani per il resto della loro vita. Ma c'è stata una vasta gamma di esperienze. 25 anni dopo, quando era candidato alla presidenza, John Fitzgerald Kennedy si sentì chiedere da un giornalista del New York Times cosa ricordasse della depressione. E lui disse: della Grande Depressione dal 29 al 33, io non ne sapevo assolutamente nulla, l'ho scoperta quando andai all'università di Harvard e la studiai durante il mio corso di economia. Perché io vivevo in una condizione di agiatezza. Io ero una persona milionaria, la mia famiglia era milionaria, io ho viaggiato in Europa, io ho studiato nelle grandi università ed ero circondato da milionari, quindi non mi sono assolutamente reso conto di cosa stesse succedendo quando ero bambino durante la Grande Depressione. L'unica cosa che mi aveva colpito è che poi, col senno di poi, alla fine, riuscì a collegare, è che mio padre ogni mese assumeva 50 persone diverse, quindi ci siamo ritrovati a un certo punto che avevamo 400 giardinieri quando ne avevamo bisogno solamente di 10. Questo fu un tema di primo piano nelle elezioni del 1960. La gente pensava: come possiamo affidare il paese a una persona che non conosce l'evento più importante che ha segnato l'economia nell'ultima generazione?
A salvare JFK fu il fatto che avesse combattuto nella Seconda Guerra Mondiale ed era un eroe della Seconda Guerra Mondiale. L'altro retaggio emotivo più diffuso della generazione precedente, che purtroppo il suo principale avversario, Hubert Humphrey, non aveva. La difficoltà per noi è che, per quanto possiamo studiare e tenere la mente aperta, è impossibile riprodurre fedelmente la forza della paura e dell'incertezza. Posso leggere le testimonianze di chi ha perso tutto durante la depressione, ma non avrò mai le cicatrici emotive di chi l'ha vissuta davvero. E costui non riuscirà a immaginare perché uno come me possa detenere titoli azionari senza avere paura. Io e lui vediamo il mondo attraverso una lente completamente diversa. I calcoli matematici possono ricostruire la storia dei crolli del mercato azionario, ma non possono descrivere la sensazione di tornare a casa, guardare i nostri figli e chiederci se abbiamo commesso un errore che influenzerà la loro vita. Quando studiamo la storia ci sembra di capire qualcosa, ma finché non l'abbiamo vissuta e non abbiamo sofferto personalmente le conseguenze, è possibile che non lo capiamo a sufficienza da modificare il nostro comportamento. Perché di questo stiamo parlando, del comportamento. Tutti pensiamo di sapere come funziona il mondo, ma in realtà ne conosciamo solo una piccolissima parte. Come dice l'investitore Michael Betnick, alcune lezioni devono essere vissute per essere capite. Siamo tutti vittime di quella verità, ognuno a modo suo. Nel 2006 gli economisti della Ulrike Maldemeyer e Stefan Nagel, del National Bureau of Economic Research, hanno analizzato 50 anni di archivi sulle finanze dei consumatori. Il cosiddetto Survey of Consumer Finance è uno dei più grandi rapporti sui consumatori fatti nella storia, un ritratto dettagliato di come gli americani usano i loro soldi. In teoria prendiamo le decisioni di investimento sulla base dei nostri obiettivi e delle opzioni che abbiamo a disposizione in un certo momento. Ma non è così che ci comportiamo davvero. Gli economisti hanno scoperto che le decisioni di investimento che prendiamo nell'arco della nostra vita sono fortemente connesse all'esperienza che abbiamo vissuto nella nostra generazione e in particolare nella prima parte dell'età adulta. Se siete cresciuti quando l'inflazione era alta, più avanti nella vita avrete investito meno in obbligazioni rispetto a chi è cresciuto quando l'inflazione era bassa. Se durante la vostra giovinezza il mercato azionario era forte, da adulti avrete investito maggiormente in azioni rispetto a chi è stato ragazzo quando i titoli erano deboli. Attenzione, questa non è una regola scritta, è una teoria ed è il risultato di svariati sondaggi e rapporti. Ed è anche il movimento emozionale che noi vediamo come analisti tutti gli anni. I risultati di vari sondaggi suggeriscono che la tolleranza al rischio del singolo investitore dipende dalla sua storia personale, non dall'intelligenza, dal livello di istruzione o dalla sofisticatezza, solo dalla pura fortuna di essere nati in un certo tempo e in un certo luogo. Nel 2019 il Financial Times ha intervistato Bill Gross, il famoso gestore di obbligazioni, il più grande gestore di obbligazioni. Gross ammette che probabilmente non si troverebbe dove oggi se fosse nato 10 anni prima o 10 anni dopo. La carriera di Gross è coincisa quasi perfettamente con un calo generazionale dei tassi di interesse che ha messo il vento in poppa ai prezzi delle obbligazioni. Questo genere di evento non influenza soltanto le opportunità che incontriamo, ma anche il modo in cui le interpretiamo. Per Gross le obbligazioni erano macchine sfornasoldi. Alla generazione di suo padre, cresciuta con un'inflazione più alta, potevano apparire come inceneritori di banconote. Il rapporto con il denaro può variare molto anche tra persone che appaiono piuttosto simili tra loro. Prendiamo per esempio i titoli azionari. Se siete nati nel 1970, lo Standard & Poor's 500, al netto dell'inflazione, è quasi de decuplicato nell'arco della vostra adolescenza, fino ai vostri 30 anni. È un rendimento straordinario. Se siete nati nel 1950, invece il mercato è rimasto del tutto stabile tra i vostri 13 e i vostri 29 anni, al netto. Due gruppi di persone che differiscono tra loro soltanto per l'anno di nascita. Maturano idee completamente diverse su come funziona il mercato azionario. Lo stesso vale per l'inflazione. Se siete nati in America negli anni 60, l'inflazione ha fatto triplicare i prezzi durante la vostra adolescenza e fino ai vostri 30 anni. L'età in cui si è giovani e impressionabili, in cui si accumula un patrimonio di conoscenze su come funziona l'economia. È un momento molto significativo.
Ricorderete le file per la benzina e gli stipendi che non arrivavano a fine mese? Ma se siete nati nel 1990, nel corso della vostra vita, l'inflazione è sempre rimasta talmente bassa che probabilmente non ci avete neppure fatto caso, fino ad oggi. Nel novembre del 2009 il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti si aggirava intorno al 10%, ma il tasso di disoccupazione per i maschi afroamericani tra i 16 e i 19 anni senza un diploma di scuola superiore era pari al 49%. Per le donne caucasiche laureate sopra i 45 anni era del 4%. I mercati azionari in Germania e in Giappone furono spazzati via durante la Seconda Guerra Mondiale. Intere regioni vennero bombardate. Di queste generazioni, di queste persone, che cosa rimarrà dei mercati finanziari? Che cosa avranno mai capito, interpretato, conosciuto dei mercati finanziari? Qual è la loro idea? Quale sarà stata la loro idea? Quando andavo all'università, alla fine degli anni 90, lavoravo come agricoltore nei campi perché io non potevo permettere l'università, quindi lavoravo, ma come tantissime persone degli anni 70, io sono del 75, ci mancherebbe. Lavoravo come agricoltore nei campi dove vivevo per un contadino brusco ma molto onesto, veramente molto onesto. Tra i nostri fornitori c'era il dirigente di una compagnia tech che in pratica stava rivoluzionando i trattori. Era un genio, ve lo assicuro. A poco più di 20 anni aveva progettato e brevettato non so quanti componenti fondamentali per i trattori, aveva fondato e venduto diverse aziende, era una persona di un successo straordinario. Al contempo, però, aveva un rapporto con il denaro che definirei una miscela di insicurezza e infantilismo. Si portava dietro una mazzetta di banconote da 100.000 lire, le nostre 50 euro, che mostrava a tutti coloro che volevano vedere e anche a molti che, non avrebbe, che ne avrebbero fatte volentieri meno, me compreso. Si vantava apertamente ad alta voce della propria ricchezza, spesso da ubriaco e sempre al momento meno opportuno. Un giorno ha consegnato varie milioni di lire, migliaia di euro, in contanti a un ragazzo che lavorava con me e gli ha detto: va in una gioielleria a Carpi e comprami alcune monete d'oro da un paio di milioni di lire, cioè praticamente un migliaio di euro. Circa un'ora dopo, il mio amico, in bicicletta ovviamente, l'imprenditore e i suoi amici si sono radunati dopo aver ricevuto le monete su una riva di un canale dove noi i canali che servivano per annaffiare i campi e hanno gettato le loro monete nell'acqua facendole rimbalzare. Come si fa con i ciottoli, quelli che facciamo quando giochiamo, che andiamo sulle rive dei torrenti. E ridevano come matti, così per divertimento. Vi domanderete, quanto a lungo possa durare un comportamento simile? E la risposta credo che sia veramente molto facile, non molto. Anni dopo ho scoperto che questo imprenditore era finito sul lastrico, ma era segnato, era scritto. L'insegnamento è che saperci fare con i soldi non riguarda tanto l'intelligenza, ma riguarda tanto il comportamento. E il comportamento è difficile da insegnare anche alle persone più intelligenti del mondo. Un genio che perde il controllo delle emozioni può causare un disastro economico. Ed è vero anche l'opposto. Le persone più normali di questo pianeta, senza un'istruzione finanziaria, possono diventare ricche a patto di sviluppare una manciata di abitudini che non hanno niente a che fare con la misurazione formale dell'intelligenza. Ci sono due grandi temi che ci influenzano tutti, anche se per molti di noi magari non sono interessanti. Io credo però di sì. La salute e i soldi. Il settore della sanità è un trionfo della scienza moderna che ha permesso di aumentare l'aspettativa di vita in tutto il mondo. I progressi della medicina hanno rivoluzionato le vecchie idee sul funzionamento del corpo umano, il genoma e tutto il resto, il T-care, l'oncologia che sta facendo passi da gigante. Oggi siamo tutti molto più sani e viviamo una vita molto più lunga. Il settore dei soldi, al contrario, gli investimenti, la finanza personale, il business planning, è tutta un'altra storia. La finanza si è presa le menti migliori uscite dalle università più quotate negli ultimi 20 anni. 10 anni fa il corso di laurea di ingegneria finanziaria era il più popolare, la School of Engineering di Princeton. Esistono prove del fatto che quella facoltà abbia sfornato investitori più bravi? Ahimè, non ci sono prove. I più grandi investitori di oggi non hanno frequentato quell'università. Avanzando collettivamente per tentativi ed errori, nel corso dei secoli siamo diventati agricoltori migliori, idraulici più esperti, chimici più sofisticati. Il metodo dei tentativi ed errori ci ha insegnato anche a diventare più bravi nella finanza personale? È forse meno probabile che finiamo indebitati fino al collo? È più probabile che ci comportiamo da formiche anziché da cicale?
che ci prepariamo in vista della pensione? Che nutriamo idee realistiche sul rapporto tra i soldi e la felicità? Io non ho visto prove convincenti. In 20 anni che faccio l'investitore e in 15 che faccio questo lavoro non ho visto prove convincenti. Ho parlato con migliaia di persone. Il motivo principale, secondo me, è che ci viene insegnato a pensare al denaro in modi che somigliano troppo alla fisica, con regole e leggi, e non abbastanza alla psicologia, emozioni e sfumature. Noi non siamo macchine. Il mercato finanziario non è una macchina, il mercato finanziario è emotivo. Certo, si muove in un certo modo, ma perché noi no? Noi nasciamo, cresciamo, maturiamo, invecchiamo e moriamo. Il ciclo economico non è la stessa cosa? Noi possiamo prevedere con una macchina quando io nascerò, crescerò, se maturerò, se avrò la fortuna di invecchiare bene, male, e se avrò la fortuna di invecchiare e quando morirò? No. Lo può fare l'emozione? No, è una questione di natura, certo. Ma il fatto di come io mi posso comportare nella mia vita, il mio comportamento nella mia vita, questo sì determina il mio modo di vivere. E il mercato finanziario funziona in questo modo. È gestito certo da istituzioni, tutti dicono, ma è solo il 5% delle persone che muovono il mercato, il resto del 95% sono le istituzioni, ma le istituzioni sono gestite da persone che hanno emozioni, che vivono emozioni. E questo per me è tanto affascinante quanto importante. Il denaro è ovunque, influenza tutti noi e genera confusione in quasi tutti. Ciascuno pensa ai soldi in maniera un po' diversa. Il denaro può insegnarci molto su questioni come il rischio, la fiducia, la felicità. È una delle lenti di ingrandimento più efficaci per capire come mai le persone si comportino in un certo modo. E lo dico con grande piacere, concludendo questo meraviglioso podcast. È uno degli spettacoli più straordinari al mondo. Se avete dubbi o domande, potete scrivermi a giuseppe.pascarella@pascaprofit.com. E mi raccomando, occhi aperti, perché siamo in una fase recessiva, non è la fine del mondo.